Stasera il dibattito finale, potremmo chiamare lo scontro finale con il suo avversario. Che cosa si aspetta da questa serata? Noi ne abbiamo già fatti tanti confronti e si sono sempre svolti in un clima, diciamo così, di rispetto reciproco, anche perché l'ho sempre detto e lo ribadisco in questa sede. Io proprio non ho nessun problema con l'ingegner Rolando, che conosco da tantissimi anni. È un problema di posizionamento politico, tutto lì. Per cui questa sera ci sarà da discutere, ci sarà da dibattere, lo faremo volentieri. Temi e correttezza, direi, questa sera. Assolutamente. I temi me li chiederete voi. Ecco, Si se... parlerà di temi e in maniera corretta, questo è un po' il senso del suo discorso. Ah beh, ma ci mancherebbe. I temi, comunque, da qualsiasi angolo visuale vengano visti e affrontati, che siano poi condivisi o meno, sono sempre stati sviluppati in modo assolutamente, corretto. Quantomeno, quando si parla dei due candidati sindaco in questo momento. Quindi anche stasera sarà così. Stasera lo scontro finale, l'ultimo dibattito tra i due candidati, cosa si aspetta? Guardate, mi aspetto la correttezza che forse da tutte e due le parti è un po' scesa. Invece mi aspetto questa correttezza. Cioè noi siamo qua perché dobbiamo rappresentare i cittadini, perché dobbiamo rappresentare la città nella quale crediamo. Mi aspetto i temi. No? E quindi io spero che oggi non si cada in errori diciamo di basso livello. Personalmente, come uomo e come avvocato, stimo Alessandro Magher e quindi credo che bisogna avere soprattutto correttezza, ma nel rispetto dei cittadini, nel rispetto della città. Questo è l'importante.